relative proprio al tema che ci siamo decisi di trattare oggi. E velocemente, dopo la presentazione che è stata fatta, mi sento di dire che effettivamente avete un'opportunità molto interessante di conoscere delle persone che veramente possono fare la differenza con le idee che stanno portando nel nostro territorio. Quindi sono molto contento di essere qui con loro. Io dico semplicemente che sono sempre stato un pioniere, insegno all'Università di Padova di tecnologie didattiche, ma in realtà sono un veneziano, forse il fatto di essere nato e vissuto a Venezia mi ha, non so, plasmato la mente in modo particolare. Quindi gli dico perché anche lui è un veneziano, quindi credo che il fatto di ragionare in maniera, diciamo così, alternativa, sfruttare quello che si chiama il pensiero laterale, può essere veramente un'occasione importante, soprattutto dopo gli esempi che ci ha fatto di Farm di oggi. E dovete in effetti pensare all'innovazione tecnologica come a una grande opportunità, ma che però non va vista secondo le regole, i modelli, i canoni tradizionali, altrimenti non si innova. Dunque, io mi ricordo 20 anni fa ho scritto la prima guida di un manuale su internet in Italia, si chiama Internet per i comuni mortali. Ancora mi ricordo, un giorno mi dicono, senti, ma vai là in edicola a prendere l'espresso, perché? Quindi vai, guarda l'ultima pagina, e c'era la Fustina di Minerva di Umberto Eco, e qua c'era la recensione del mio primo manuale, sono rimasto a bocca aperta. Poi ho conosciuto Umberto Eco, ci siamo parlati, anche lui aveva capito l'importanza della rete di internet. 2 anni dopo ho pensato un attimino a quelle che sono le affordance, che è una parola inglese che vuol dire le cose che si possono fare con una certa tecnologia, no? In italiano non c'è una parola del genere, no? Non ce l'abbiamo, bisognerebbe coniare. Invito H Farm a coniare una parola. Quindi le cose che si possono fare con. Ma in effetti ho pensato, ma internet, sì, ma per la scuola cosa potrebbe fare? Allora, dove ho scritto internet per la didattica. E già allora mi è venuto in mente, ho cercato un attimino di capire effettivamente le potenzialità della rete, no? nella didattica, nella scuola, e mi sono reso conto che necessariamente non doveva essere percepita come qualche cosa che fosse isolato dalla realtà sociale, dal mondo. No? E il problema grosso è sempre quello, la scuola si sente isolata, bisogna creare dei ponti che uniscono la scuola e la società. E allora attività come queste che possono permettere di integrare le esperienze che si fanno all'esterno della scuola, no? Al dentro la scuola stessa, e riflettere su queste, sono potenzialmente interessantissime. Voi sapete che si parla di formale, informale, non formale, no? Apprendimento formale, informale, non formale. L'apprendimento informale è l'80% dell'apprendimento della vita di una persona. Quello che si apprende a scuola, sì e no, il 20%. Quindi cerchiamo di rivalutare l'apprendimento informale sfruttando per esempio le tecnologie. Adesso per esempio si parla di bring your own device, no? A scuola portate i device che avete, il telefonino, il tablet, facciamo scuola con quelli, lavoriamo con la flipped classroom, facciamo in modo di sfruttare il tempo che c'è a scuola non per ripetere le cose che sono già sui libri, ma per sperimentare. A casa si studia, si guardano i video e via dicendo di YouTube, no? Si può studiare eccetera, ma in classe il tempo è troppo prezioso per ripetere le cose che conosci lì, bisogna sperimentare. Va bene, brevemente io adesso darei un giro di parola a tutti gli intervenuti, e in modo tale che brevemente si presentino e dicano effettivamente quali sono le cose che stanno portando avanti nella propria professione, e cercare di capire quali possono essere le connessioni con appunto la tematica dell'alternanza scuola-lavoro. Passo subito la parola. Lui ha già parlato, lo facciamo parlare per ultimo, quindi tu sei Mirko Soffia, che ci parlerà appunto della sua esperienza lavorativa. Buongiorno a tutti, io sono Mirko Soffia. E sono abbastanza emozionato, devo dire, a parlare qui, perché non tornavo in questa scuola da 30 anni, perché è la scuola dove sono le medie, quindi è un'emozione per me parlare da questa parte. Sono un imprenditore,
ha un'azienda che si occupa di sviluppo di piattaforme digitali. Lo sono dal 2000. Prima di fare l'imprenditore ho studiato informatica a Castelfranco Veneto, perché a Padova, quando volevo fare informatica io, non c'era ancora un istituto, e quindi ho fatto una scelta di spostamento abbastanza importante, perché insomma prendevo un treno, un autobus, una bicicletta e una serie di cose per riuscire ad andare a fare quello che era la mia passione, e su questo devo ringraziare i miei genitori che ci hanno creduto, perché l'alternativa era fare l'istituto tecnico per i tessili. Allora, io cosa faccio in questo momento e che interesse ho nei confronti dei giovani e della scuola? Io, oltre a fare l'imprenditore, ovviamente mi occupo di alcune attività all'interno di un'associazione che si chiama Confindustria, dove cerco di portare avanti dei progetti di alfabetizzazione digitale verso l'imprenditoria, perché non sembra, ma il nostro territorio ha bisogno di cultura digitale, gli imprenditori hanno bisogno di capire che cosa possono fare con il digitale, perché il nostro territorio è costellato da piccole e medie aziende che hanno ancora una forma mentis che non è esattamente innovativa in questo senso, ma dovranno farlo molto in fretta. E l'altra cosa che faccio è quello di partecipare molto spesso a attività all'interno della scuola, perché mi piace comunicare ai giovani quello che è l'entusiasmo e quello che è effettivamente l'opportunità che hanno oggi di conoscere e poter imparare e di poter prendere parte a una rivoluzione, che è una rivoluzione, come ci ha detto Mauro, significativa. Quindi l'altra cosa è che come imprenditore cerco di inserire all'interno della mia attività delle persone che hanno magari appena finito un percorso scolastico, e cerco di capire quali sono le caratteristiche che dovrebbero avere e cosa posso dare a queste persone nel momento in cui iniziano la loro attività lavorativa. Quindi per me il tema importante nella giornata di oggi è cercare di capire cosa posso fare io per dare un'opportunità alle persone che iniziano a lavorare. Quindi cosa posso dare, sapendo che però mi arrivano delle persone che hanno una base di competenze con cui possiamo iniziare a costruire un percorso. Poi vediamo un po' come procede. Benissimo. Allora adesso passiamo la parola al gruppo di Andrea Galeotta, Andrea Giavaro, Eleonora Calvi, Farisetti e Alberto Pozzi, Eleonora Calvi della Camera di Commercio di Padova, Ministra di Eccellenza Digitale. Buongiorno a tutti, parlo io in rappresentanza dei miei due colleghi che mi hanno lasciato il semplice compito. Abbiamo partecipato io e Andrea quest'anno, Alberto l'anno precedente, al progetto Eccellenza in Digitale con Google, che significa che abbiamo seguito una settimana di formazione intensiva, davvero intensiva, e siamo poi stati lanciati nel mondo degli imprenditori della provincia di Padova per insegnargli il digitale. Lo abbiamo fatto con un progetto lungo quasi un anno con Alberto Lue, e lo abbiamo fatto entrando nelle loro aziende e quindi insegnandogli prima ad accendere il computer, perché alcuni avevano qualche dubbio se non c'era la segretaria che l'ha fatto prima, e poi con dei workshop, delle conferenze. Abbiamo cercato di dare una panoramica partendo dagli argomenti base, quindi la vostra azienda è su Google, se non c'è è un problema, per andare poi verso argomenti più specifici. Devo dire che in un anno, due ripeto, abbiamo non imparato tante cose, ed è che quando studiamo il marketing in generale, io mi sono appena laureata in web marketing, quindi ho parlato di marketing negli ultimi 5 anni, abbiamo un'idea. Quando usciamo, entriamo nelle aziende e parliamo con loro, con l'imprenditore di marketing, ha un'idea completamente diversa, che è ad esempio il volantinaggio, che secondo loro è fondamentale per promuovere la loro azienda, e che spesso non considerano nemmeno l'importanza di essere su Google. Lo dico così perché loro davvero pensano che esistere su Google sia una cosa fisica e che segua delle procedure particolari. Cos'altro?
se c'è una cosa che mi piacerebbe continuasse in questo progetto, che al momento sta subendo una variazione, è quello di continuare ad imparare noi come insegnare a loro, perché probabilmente lo vedete con i vostri nonni, con i vostri genitori, noi siamo abituati ad usare la tecnologia ovunque per qualsiasi cosa, loro no. E noi la maggior parte del tempo magari perdiamo tempo su Facebook, loro hanno bisogno che la loro azienda sia su Facebook perché in quel modo possono far aumentare il loro fatturato. E quindi se noi impariamo che cosa serve insegnare a loro, diamo una grande mano a parere. E lascio la parola ad Andrea Gariotta, che ha supervisionato il progetto e ci ha seguito e aiutato in ogni passo. Sono Andrea Galeota, sono funzionario della Camera di Commercio, responsabile dell'ufficio progetti speciali e comunitari. Progetti comunitari vuol dire progetti di cooperazione internazionale, spesso finanziati dall'Unione Europea. Progetti speciali sono dei progetti che per i nostri organi amministrativi, la Giunta, il Consiglio e il Presidente, sono particolarmente importanti per quella che è la funzione della Camera di Commercio, che è l'ente pubblico che si occupa di servizi alle imprese e di promuovere lo sviluppo economico. Noi abbiamo aderito a questo progetto, che è una lezione di sistema nazionale del sistema delle Camere di Commercio, che si chiama Eccellenze Digitali. L'obiettivo è quello di aiutare le imprese dei settori cosiddetti di eccellenza del Made in Italy, principalmente, a fare un passo avanti in modo da cogliere le enormi potenzialità del web. Noi abbiamo tantissime aziende che fanno un ottimo prodotto, ma che nessuno conosce e che soprattutto fanno fatica con i canali di vendita e di distribuzione tradizionali e che invece possono avere delle grandi potenzialità dal web. Accanto a questo, l'obiettivo era quello però anche di offrire delle nuove opportunità occupazionali a dei giovani in gamba, per cui è stata fatta una selezione a livello nazionale. I nostri tre giovani, in realtà sono un quartetto, però uno ha scelto un'altra strada, Francesco Zitelli, e sono stati selezionati dopo aver fatto questa intensa formazione a Roma in presenza. Grazie a un accordo tra l'Unione Italiana delle Camere di Commercio e Google, sono arrivati sul territorio. Intanto una prima cosa che io voglio sottolineare è questa: l'importanza della collaborazione pubblico e privato, e non un privato qualsiasi, qualcuno che, può piacere o no, ma comunque i fatti sono così, è leader a livello mondiale in un certo mercato. Questo perché non è che la Camera di Commercio, Unioncamere, voleva che loro andassero a diventare gli agenti di commercio di Google. No, però è il primo motore di ricerca, ci sono una serie di sistemi, allora se l'obiettivo dell'azienda è farsi trovare, andare a capire come funziona Google e partendo da lì anche le altre opportunità che offre il web, anche offerte da altre aziende, è il primo passo. Seconda cosa, il focus è stato le aziende dei cosiddetti settori di eccellenza del Made in Italy. Primo anno con Alberto e Francesco ne sono stati scelti alcuni, secondo anno degli altri, ma siccome l'obiettivo della Camera di Commercio era promuovere la cultura del digitale, con loro abbiamo fatto tutta una serie di azioni di programmi formativi aperti veramente a tutti. Per ora mi fermerei. Adesso la parola a Gigi Cuoco, che è credo uno dei pochi digital evangelist italiani, sapete cos'è un evangelist, no? È la persona che prima degli altri si accorge che bisogna, a parte i quattro evangelisti, lui è il quinto, è Veneto, quindi questo è un altro più onore, e gira l'Italia a spiegare perché bisogna insomma abbracciare il digitale, no? Che può essere una croce, ma può anche essere una delizia. Prego. Grazie Corrado, sarò lapidario il primo giro solo per dire le cose che faccio,
che sono tante, spesso mi imbarazzano, specialmente quando mia figlia mi chiede che lavoro fai. Allora, sostanzialmente, oggi sono qui come docente a contratto all'Università di Venezia, dove insegno social media, e immagino che sia una cosuccia che abbastanza vi intriga in varie forme voi ragazzi. Mi trovate un po' su tutti i social media, il mio nome è Gigi Cogo, per cui mi trovate con questi pseudonimi un po' dappertutto. Chi mi dà da mangiare sostanzialmente è la Regione Veneto, dove mi occupo, il mio ruolo sostanzialmente si definisce in tre ambiti: competenze digitali, come diceva Corrado, open data, che è una cosa brutta, cattiva, che non conoscete e magari ne parleremo dopo, e IoT, che vuol dire internet degli oggetti. Prima ho visto alcune sequenze a me abbastanza care su questo tema. Come diceva Corrado, faccio tantissime esperienze di tipo formativo e persuasivo in ambito educazionale, proprio in Niche Farm, dove viene Bordignon, sono consulente per Niche Campus, per una parte di master per i manager, cioè sto cercando di così svegliare un po' la parte manageriale. Prima ho sentito dire da Mirko, no? I vecchi, i nonni. Beh, io ho una figlia di 30 anni, potrei essere nonno, però sono digital fino al midollo, non pensare che siano tutti così distanti da questo mondo. Però è vero, specialmente in ambito manageriale abbiamo una grossa latenza, un gap da riempire, quindi faccio questo lavoro in diversi ambiti formativi. A tempo perso scrivo anche dei libri, ne ho scritti 5, tutti su questi temi, e quello di cui vi parlerò oggi è leggermente diverso da quello che avete visto durante il talk iniziale, perché non vi parlerò di software, di app, di cose del genere, ma il digitale applicato a qualcosa di più materiale, e questo lo facciamo nel secondo giro. Molto bene. Volete intervenire brevemente? Va bene. Allora, andiamo subito al nocciolo del problema e chiedo appunto a tutti i relatori qui come dovrebbero cambiare i curriculi nella scuola e nell'università per far fronte appunto a queste prospettive che la tecnologia ci mette a disposizione. E Mauro, vuoi cominciare? Sì. Allora, è una questione molto dibattuta quella del cambiamento dentro la scuola, perché tutti gli interventi che sono stati fatti in serie, prima quello che ho detto prima e adesso, tutti noi abbiamo fatto la stessa considerazione, che ci troviamo tutti a spiegare al sistema in cui viviamo, le imprese, quello che riguarda in particolare i lavori di loro e di HFAR, a spiegare alle imprese che cosa significa essere digitale oggi e come il digitale può essere utile, perché le imprese derivano e vivono dentro un sistema che si è sviluppato negli anni, e che la scuola è lo stesso figlio del sistema da cui è nata e continua a progredire dentro il sistema in cui è nata, e il cambiamento della scuola è molto collegato al cambiamento del sistema dentro il quale la scuola vive. E ragionare su cambiamento di curricoli è importante. Io penso sempre alla riforma della scuola che è stata fatta 7 anni fa, mi sembra che sono sia il secondo anno di esami di Stato con la riforma della scuola superiore. Il paradosso di una riforma che ha, da parte dello Stato, che ha mostrato a 4 mesi prima dell'esame di quinta superiore come andava fatto l'esame di la seconda prova di matematica e fisica, quando in generale qualunque soggetto che faccia una cosa nuova mostra il risultato finale. La scuola nostra avesse, dopo, una volta fatta la riforma dei licei, avesse detto: questa è la prova che si dà alla fine della quinta superiore a tutti noi professori, avremmo forse declinato diversamente quello
che era il nostro approccio a una riforma, perché le riforme devono coinvolgere le persone, ma devono coinvolgerle in una logica di mostrare dove si va, non dire facciamo una riforma perché bisogna cambiare la scuola, se poi in realtà mostrare quale deve essere o quale può essere il cambiamento. Il discorso di curriculum poi è un discorso che riguarda molto l'aspetto del balance fra conoscenze, abilità e competenze. E oggi come oggi il fatto che non si sappia bene come sarà il lavoratore, perché alla fine lo sbocco della scuola, lo sbocco dell'università è comunque uno sbocco lavorativo, quali saranno le caratteristiche del lavoratore e del lavoro che si fa, mette abbastanza in difficoltà la scuola, perché la scuola comunque ha diritto di avere una serie di punti fermi e ineluttabili. Non si può prescindere, almeno al momento, dal fatto che la creazione della persona passa attraverso l'apprendimento, la fatica dell'apprendimento. Il nostro cervello si forma attraverso la memoria. A cosa serve oggi la memoria quando si può trovare tutto in rete? Niente. Però imparare a memoria ci crea i neuroni che ci permettono poi di utilizzare la rete e gli strumenti digitali che ci danno una mano. Quindi il balance è veramente un balance complicato. E la scuola ha tutto il diritto di prendersi anche del tempo, secondo me. Ci sono stati degli esperimenti in scuole all'estero in cui, una volta uscito l'iPad, hanno abolito il libro e il quaderno, salvo alle elementari, cosa serve? Adesso c'è l'iPad. Salvo poi, nel giro di pochi mesi, fare un'app per insegnare ai bambini a scrivere sull'iPad, con la penna finta. Perché? Perché imparare a scrivere comporta in realtà tutta una serie di apprendimenti che vanno oltre la scrittura, perché la finezza che si acquista nell'uso delle mani è esattamente come per un bambino di 2 o 3 anni che viene messo a fare propedeutica musicale. Cosa serve fare propedeutica musicale? Non perché dopo li mettiamo insieme e battono 4 tamburi, ma perché comporta tutta una serie di competenze meta, cioè competenze oltre, che sono l'aspetto fondamentale. Quindi chi oggi dice ok, i curriculi sono inutili o non serve più, secondo me sta spingendo troppo avanti questo aspetto. I nostri curriculi sono sicuramente un po' bloccati e bloccanti. Il sistema di avere alla fine del percorso un esame è una cosa che blocca i sistemi in tutto il mondo, non solo in Italia, perché se andate a studiare poi il sistema americano, inglese, si trova il problema che ogni anno ci sono le valutazioni, sulla base delle valutazioni si vede se una scuola è buona, se la scuola è buona riceve buoni finanziamenti, che va tutto bene, ma allora le scuole lavorano non sulla formazione degli studenti, ma sulla formazione degli esaminandi. Cioè insegno loro a far bene l'esame in modo che poi, con un po' di cheating, un po' di copiatura, fatta bene, prendiamo buoni fondi e avremo più studenti. E quindi è un problema anche quello della certificazione delle competenze complessive dello Stato. E su questi aspetti il confronto, secondo me, deve comunque passare attraverso anche il considerare la conoscenza un aspetto veramente fondamentale. Detto questo, si possono snellire alcune cose e mi fermo, nel senso che se vogliamo che si sappia la storia fino ai giorni nostri, forse si può anche evitare di ripartire ogni volta da Marco Caco e la preistoria, da Adamo ed Eva, che i figli, 2 figli, muore uno e diventiamo 8 miliardi. Perché è evidente che non possiamo pretendere di imparare tutto, e forse su questo sì si può discutere e ragionare, ma non si può prescindere dall'imparare. L'imparare è una cosa sulla quale, ripeto, le macchinette ci aiutano, ma l'imparare è un elemento per me veramente imprescindibile da tutto, e poi sui curriculi nazionali c'è gente anche più preparata. Molto bene, molto chiaro il suo intervento. Lui dice che probabilmente bisogna puntare di più sulle competenze trasversali, no? Imparare ad imparare, perché non c'è il tempo di apprendere tutto, dobbiamo assolutamente appoggiarci su quelle che sono le tecnologie che ci faranno da supporto mnemonico, no? Di ricerca,
tutto quello che volete, ma comunque quello che fa scattare la scintilla è riuscire ad avere la competenza di imparare a imparare. Va bene, sentiamo Mirko Sofia. Allora, io penso nel panel rappresento un po' l'impresa, no? Allora, una cosa che manca, che sarebbe importante, è che voi conosceste che cos'è un'impresa e quali sono le imprese del vostro territorio. Perché la sensazione che ho molto spesso è che non conoscete chi sono le aziende che avete nel territorio. Avete in mente Apple, Microsoft, Facebook, ma chi sono veramente le aziende che producono reddito in questo paese? E l'altra cosa è che dovreste imparare ad ascoltare. E dicendo questo mi viene in mente mio figlio che ha 9 mesi e non sa fare praticamente nulla se non osservare qualsiasi cosa io faccio. E ascoltare quando arrivate all'interno di un'azienda vuol dire capire come funziona. Quando avete capito come funziona potete cominciare a partecipare alla creazione del valore. E restando sempre sulle competenze trasversali, di cui parleremo infinitamente, l'altra cosa è imparare a collaborare con le persone che vi stanno intorno, perché qualsiasi problema complesso lo possiamo risolvere solo se riusciamo a farlo insieme. E siccome questa società e questo mondo ci porterà ad affrontare sempre di più problemi complessi e che arriveranno in maniera improvvisa, perché mentre fino a qualche anno fa le aziende facevano pianificazioni a 5-10 anni, oggi si fa fatica a fare una pianificazione a 3 mesi. Il problema che dobbiamo affrontare è che noi dobbiamo essere pronti, non preparati. Cioè noi dobbiamo essere pronti a tutto, dobbiamo essere talmente flessibili e dinamici, per cui dobbiamo essere in grado di risolvere qualsiasi problema che ci venga messo davanti, non da soli, ma costruendoci una rete di relazioni che ci consenta di risolvere quel problema. Questo è quello che penso. Poi parliamo di altri argomenti, del fatto di come ci piacerebbe riuscire a trattenervi qui dopo che vi abbiamo fornito tutta una serie di competenze. Il rischio che abbiamo oggi è che ve ne andiate da qualche altra parte. Il problema delle aziende oggi è quello di capire come trattenere i talenti, no? Grazie. Anche della scuola. Grazie. Allora, bisogna imparare a collaborare, guardate, è veramente fondamentale, perché credo che l'Italia sia uno dei pochi paesi del mondo, non so se state con voi che girate più il mondo di me, in cui non si riesce a collaborare. All'estero invece, io quando vado intanto all'estero vedo la gente che lavora in gruppi tranquillamente, quando vado all'università da me, cioè se non è che collaboriamo, litighiamo a volte, no? Poi eppure cerchiamo di collaborare, poi ognuno poi fa come vuole, no? Per conto suo. Cioè, la collaborazione in Italia, non so, forse viene dal fatto che siamo uno Stato unitario da neanche 100 anni, quindi eravamo degli staterelli, quindi ognuno, no? Addirittura all'interno di ogni cittadina, no? C'è il Borgo Alto, il Borgo Basso, Venezia, lo sapevate, no? C'è il Ponte dei Pugni, per cui ogni tanto, 3-4 volte l'anno, i castellani, i Nicolotti, si prendevano a botte, no? All'interno della stessa città. Quindi voglio dire, cerchiamo di superare questi aspetti, cerchiamo di collaborare. Va bene, allora passiamo la parola al gruppo di Andrea Gagliata, Giavare, Raccate Presenti e Alberto Borzì, riguardo le loro proposte per una formazione che, diciamo così, sviluppi le competenze adeguate. Prego. Adesso, sì, non ci arriva. Buongiorno a tutti. Allora, visto che Corrado poi riassume gli interventi per parola chiave, la mia è divertita, di ragazzi, quello che manca probabilmente nel percorso scolastico che facciamo, e io, Andrea e Leonora abbiamo ricordi più freschi rispetto agli altri partecipanti di cosa voglia dire andare a scuola, come fisiologico, e divertitevi. Fate qualcosa che vi appassioni e non sono frasi fatte. Mi ricollego a quanto ha detto Leonora nell'intervento precedente, che rendetevi conto che sapete fare cose che gli altri non sanno, come hanno detto anche gli altri partecipanti, e questo fondamentalmente è vero. Siate voi a provare a portare degli argomenti nuovi in classe. Non so che tipo di percorso scolastico state facendo, ma avete voi gli stimoli da fuori che possono aiutarvi ad aggiungere qualcosa a quello che state imparando in classe.
divertitevi, sperimentate, avete veramente carta bianca, potete fare quello che volete ed è l'unico modo che avete per ritagliarvi uno spazio. Se prendete per imposto quello che vi viene chiesto di leggere, quello che vi viene chiesto di fare, vi ingrigite, diventate tristi e non si va da nessuna parte. Le cose che utilizzate tutti i giorni, che siano i social network, che sia blog e WordPress che avete aperto a tempo perso per giocare, va benissimo, lo state facendo con gioia. Quella stessa cosa potete anche continuare a coltivarla e può diventare anche uno sbocco per raggiungere qualcosa che vi dà una soddisfazione futura. Bene, la mia parola chiave è divertitevi, sperimentate, non annoiatevi. Io direi, c'è un detto che dice, dimmi e dimentico, mostrami, mi ricordo, fammi fare e imparo. Allora, le competenze digitali sono importanti, sono trasversali, però quello che la scuola deve fare è trovare il giusto mix tra l'utilizzo delle nuove tecnologie e insegnare a tutti voi ragazzi a usarle e a capirne le potenzialità in modo che poi possiate utilizzarle nel mondo del lavoro, non soltanto pensando di preparare dei bravi dipendenti, perché il futuro del lavoro è sempre di più verso il lavoro autonomo. I nostri Google Boys and Girls sono venuti a fare questa esperienza in Camera di Commercio e io sono felicissimo perché hanno deciso di costituire insieme una società, di fare di questa loro passione il loro lavoro, ma non mandando centinaia di curricula in giro per trovare chi li assume, ma decidendo di fare un'impresa, che a volte è veramente un'impresa, però che può veramente dare delle grandi soddisfazioni, soprattutto perché diventano il capo di se stessi. E quindi questa è veramente una bella cosa. D'altra parte la scuola deve anche tenere conto che il digitale sono delle competenze trasversali, ma la scuola ha anche il compito fondamentale di insegnare le competenze tematiche per evitare quello che mi è successo la scorsa settimana. Parlando con un mio vicino di casa, io ho detto, sai, mio figlio Leonardo la pensa come Cesare. Cesare? Ho detto, sì, Giulio Cesare. Ma non era mia in squadra con i coglioni? Allora è evidente che bisogna pensare ad un equilibrio, però io credo che un grosso aiuto in questo senso sarebbe più che rivoluzionare il curriculum, che sapete c'è una riforma ogni 4-5 anni, non si riesce mai a lavorare in maniera assestata nella scuola perché c'è sempre qualcosa di nuovo, un nuovo programma ministeriale da seguire, via dicendo. Riforme dei curricoli, di cui vi risparmio appunto la lunga storia. La cosa più interessante sarebbe quella di lavorare secondo i paradigmi del cosiddetto project-based learning o anche problem-based learning. Il project-based learning è molto interessante perché aprirebbe effettivamente la scuola ai contesti sociali, ai rapporti con le imprese, per esempio, e permetterebbe di lavorare assieme, già molti istituti tecnici, per esempio, lo fanno, no? Si tratta semplicemente di riuscire a creare dei progetti comuni di ricerca, ma non guardate esoterici, anche progetti diciamo così molto semplici, non è necessario essere un istituto tecnico professionale, elettrotecnico molto avanzato per non so sviluppare un nuovo modello di motore elettrico con magari l'impresa che sta a 5 km appunto dalla scuola, che già sarebbe un grossissimo passo in avanti, ma si tratta proprio di ragionare con dei piccoli progetti che comunque sfruttano, se non la competenza tecnica dei ragazzi che ovviamente ancora non hanno, che stanno studiando, almeno la componente innovativa, perché il cervello di un ragazzo, di voi giovani, che avete 17, 18 anni, 15, 16 anni, non è quello di noi 40, 50 anni, che in qualche modo siamo cresciuti con dei modelli che hanno in qualche modo influenzato e continuano ad influenzare il modo in cui ragioniamo. Io sono cresciuto nel mondo in cui il libro lo faceva da padrone. Per me
conoscenza era guardare l'enciclopedia. Poi piano piano si è capito, ho capito che la conoscenza non risiede solo nei libri, ma la conoscenza è qualcosa non di statico ma di dinamico. Oggi come oggi è più importante essere connessi ai flussi piuttosto che avere tutta la conoscenza del mondo fino alle 11.30 di oggi qua sul mio tavolino su 10.000 CPU DVD. Io devo avere la connessione con chi produce informazione di qualità, e questo è una, diciamo così, un concetto che ha a che fare con la dinamicità dei flussi. La conoscenza non è statica, è dinamica e procedurale. Quindi a questo punto proseguirei con il giro del tavolo e chiederei appunto a tutti di dirci per esempio come quali sinergie potrebbero esserci appunto in base anche alla proposta che ho fatto tra scuole, aziende e territorio. Ah, scusate, ho lasciato Gigi, ma mi vuoi troppo bene, è silenzioso e quindi non fai due di sei. Ah, ne faccio due di sei. No, invece ne faccio uno proprio prendendo spunto da quello che dici e cercando di alzare un po' la polemica e un po' scatenando un flame. Quanti di voi sanno attaccare il chiodo? Ok. Quanti di voi aiutano il papà a dipingere in casa? No, perché abbiamo bisogno. Cioè, io e me abbiamo bisogno oggi pomeriggio, dobbiamo dipingere un paio di pareti e poi ci dai mettere su tutti i quadri. Chi viene? Chi di voi sa che il vostro papà giocava con il meccano? Ah, bene, bene, bene. Pochini, però vedete come ok. Qualcuno ha trovato in soffitta un vecchio Riva Rossi di quei treni meccanici, pochini, poca roba. Beh, allora, rispetto a quello che diceva il buon Corrado, perché vi ho fatto queste provocazioni? Perché poi, effettivamente, se vogliamo rimanere nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, che è un po' il tema che dovrebbe essere trasversale, immagino che per molti di voi l'alternanza scuola-lavoro, non sto polemizzando, perché sono tra l'altro padre di tre figli e uno di loro è in quarto, per cui è nel pieno dell'alternanza scuola-lavoro, però immagino che l'alternanza scuola-lavoro, dico spesso, sia piovuta nelle scuole come un meteorite, e quindi bisogna attrezzarsi, darsi da fare per riempire queste 300 ore, no? 400 sì, sono. E quindi è ovvio, ve lo dico pur da fra virgolette contestatore, anche con i miei amici del NIUR, sì, al NIUR conosco tanta gente di quelli che hanno scritto il progetto Scuola Digitale e ci dialogo spesso e vi racconto come stanno andando le cose, ovviamente da un certo punto di vista che può essere, diciamo, un punto di vista parziale, però vi dico, abbiate pazienza, sono i primi anni, quindi le scuole si stanno attrezzando, è chiaro che voi la vedete come un adempimento, non come un'opportunità, cioè bisogna fare queste ore e quindi troviamo tutte le forme, immagino che anche oggi vengano conteggiate, quindi mettiamoci dentro tutte le ore possibili e portiamoci via questa cosa. Però attenzione, abbiamo invece un'opportunità e l'opportunità va letta in modo intelligente. Prima Corrado diceva le imprese, no? Quale sarebbe la filosofia che poi, guardate, l'alternanza scuola-lavoro si fa in Europa da tanti anni. Io mi ricordo per progetti europei, caro Andrea, negli anni 90 andai in Danimarca e una cosa che mi affascinò fu l'obbligatorietà proprio dell'alternanza scuola-lavoro, ma nel senso che i ragazzi si svegliavano la mattina andavano in fabbrica, cioè passavano 8 ore in fabbrica a 17-18 anni già negli anni 90, quindi queste sono cose che abbiamo ereditato da una cultura d'azienda anche dei paesi nordici e che è arrivata molto tardi in Italia. Ma perché le aziende? Perché probabilmente, rispetto a tutte le cose che stiamo dicendo oggi, quello che manca alla scuola
è il concetto di mappatura, cioè riuscire a capire effettivamente che cosa il sistema produttivo necessita. Cioè, dentro le scuole, da dove siete voi oggi? Voi avete sicuramente le vostre pulsioni e le vostre ambizioni. C'è chi vuole fare il papa, chi vuole fare il DJ, il calciatore, chi vuole fare tantissime cose. Perché il papa no? Se vedete su... ma il mestiere si gira il mondo, Però tutto questo lo fate probabilmente senza avere a disposizione, in modo anche analitico, quelle che sono le necessità. Cioè, voi sapete di cosa ha bisogno Mirko? No, ma non solo di cosa ha bisogno Mirko, ma di cosa hanno bisogno tante aziende come la sua. Hanno bisogno di quelli che vengono chiamati gli skill, no? Le competenze. Abbiamo cominciato a parlare di, ve lo dico in inglese così potete giocarla, si chiamano hard skill e soft skill. Le competenze verticali sono gli hard skill e le competenze trasversali sono i soft skills, che sono quelli che hanno annunciato fino adesso: saper relazionarsi, conoscere il sistema da un punto di vista olistico, cioè tutti all'interno di un'azienda devono, come diceva Corrado, saper collaborare, le relazioni fra le persone, eccetera eccetera. Ma poi l'azienda, quando fa un annuncio, chiede che uno sappia attaccare un chiodo, o che sappia dipingere un muro, o che sappia fare altre cose, ok? Bene, queste sono le hard skill. Con questo non sto dicendo che vanno bene solo le scuole professionali, non vanno bene le scuole che ad esempio offrono materie umanistico, scientifiche, eccetera. Ci mancherebbe, abbiamo necessità di tutto. Però, se pensiamo che solo la cultura di tipo trasversale e umanistica continua a sfornare avvocati, ingegneri, architetti, cioè grandi professioni di cui il paese è pieno zeppo, è ovvio che le professionalità hard di tipo pratico, ovviamente, chi è che le fa? Gli extracomunitari che arrivano qui. Bene. E anche i robot, bravissimo, ci stiamo. Però sui robot adesso ci arrivo con calma. Proviamo a pensare a questo mondo digitale. Allora, io vi do una mia idea. Se nel vostro immaginario sperate di fare l'app da 2 million dollars, quindi da fare Instagram o Snapchat partendo da Padova, vi garantisco che siete fregati in partenza. Ne arriva uno su milioni, e quasi mai succede qui. C'è un aspetto del digitale che è quello etereo, che è quello intangibile legato a questi oggetti, alle applicazioni e ai servizi, sul quale come paese siamo abbastanza spacciati, non sta nel nostro DNA. Va bene farlo a Berlino, va bene farlo in Israele, va bene farlo in Silicon Valley, probabilmente va bene farlo in altri luoghi. Qui pochissimi riescono a farcela. Cioè il concetto di... Il buon Mirko, su questo, se mi è testimone sincero, sa che è difficile questo mestiere, molto difficile, e pochi ci vivono. Dov'è invece che dovremmo pensare di applicare il digitale? Attenzione, noi siamo il secondo paese manifatturiero europeo. Sapete cosa vuol dire la manifattura? Le fabbriche. Ok? Quelle che fanno cose, siamo pieni di fabbriche. Fabbriche pesanti, su quello sono più bravi i tedeschi, che hanno il privato. I tedeschi hanno grandi fabbriche siderurgiche, automobilistiche, eccetera, eccetera. Noi abbiamo una manifattura che quasi sempre ha una dimensione di piccola media impresa. Imprese che sono più o meno familiari o gestite da 2-3 soci. Ma fanno cose, fanno bottoni, fanno maniglie, fanno tappi di bottiglia. Questa è manifattura, ok? Il paese è pieno di queste aziende, giusto Confindustria? Benissimo, lo conferma Confindustria e anche la Camera di Commercio, grazie Andrea. Questo è il nostro paese. Che ci azzecca il digitale con questo? Tutto, però è lì che dovreste orientarvi. Se voi pensate di fare app, non ce n'è bisogno, ce ne sono già troppe, ok? Bene. Il manifatturiero italiano soffre fondamentalmente di una rincorsa continua a quella che è la velocità, la capacità, l'esperienza, l'inventiva di altri paesi che hanno trasformato le fabbriche in fabbriche digitali, che non vuol dire solo robotica, ok?
cioè hanno cambiato quei processi che in Italia sono ancora processi di tipo padronale. Guardate che la tipica azienda italiana, confermami in Camera di Commercio con Andrea, il padrone ragiona con questa mentalità, se ha sempre fatto così e se continuerà a far così, giusto? Conferma, non funziona più, non può funzionare più, perché quel modo di fare determina tempi lunghissimi, costi altissimi e quindi non se ne esce. Cos'è la digital transformation di cui si sente tanto parlare? E cos'è, se li avete letti sui giornali, quella parola strausata in questi ultimi giorni che si chiama Industry 4.0, cioè Industria 4.0. Per chi legge i giornali, so che molti leggono soltanto Snapchat, però qualcuno che legge i giornali e ascolta la televisione probabilmente ha sentito parlare di Industria 4.0. Anche questo lo ereditiamo con forza dal modello tedesco, perché è il modello che in questo momento sta andando per la maggiore, e dice sostanzialmente tutti i processi produttivi delle piccole e delle grandi aziende devono essere orientati al digitale. Orientato al digitale vuol dire che già dal progetto si pensa digitalmente, cioè un progetto oggi non si scrive più su carta. Faccio un esempio: se dovessimo progettare questo tappo di bottiglia e migliorarlo, lo facciamo probabilmente con una tecnologia software, quindi un CAD o qualcos'altro, bene, ma poi anche il sistema di produzione può essere delegato a una serie di macchine. Alcune esperienze di alternanza scuola-lavoro sulle quali ho lavorato e ho cercato di portare i ragazzi a riattaccare il chiodo sono state positive, perché abbiamo preso questi ragazzi e li abbiamo portati su nuove fabbrichette che si chiamano Fab Lab. Ne avete mai sentito parlare? Chi di voi ha sentito parlare di Fab Lab? A Parma ce ne sono tre bellissimi. Bene, vedo che qualcuno li conosce un po' troppo poco. Che cosa sono i Fab Lab sostanzialmente? Sono una scommessa, anche questa ereditata un pochino dalla mentalità americana. Il primo Fab Lab è stato creato nel Massachusetts all'interno dell'MIT, e poi diciamo abbiamo delle esperienze bellissime in Europa come Amsterdam e Barcellona, che sono state il volano anche per i Fab Lab italiani. Oggi, ieri e domani in Italia, a Roma, se ne avete sentito parlare perché i giornali ci hanno martellato, c'è la più grande fiera dei maker, di quelli che lavorano nei Fab Lab, che è la Maker Fair di Roma. Cosa c'è dentro? Chi li pratica? Che cosa ci potreste trarre? Allora, si ritorna sotto certi aspetti, attenzione, qui c'è il legame, Corrado, con l'aspetto culturale, filosofico del nostro paese. Noi siamo sempre stati un paese di bottega artigiana e le nostre piccole e medie imprese sono di fatto ancora oggi delle piccole botteghe artigiane. Solo una volta le piccole botteghe artigiane avevano il maestro e poi avevano gli allievi e producevano quello che dal Rinascimento in poi è stato per sempre il nostro fiore all'occhiello, un artigianato che in tutto il mondo è considerato di grandissima qualità. E oltre che bello, la differenza rispetto agli altri, bravissimo, è che rispetto a un artigianato che può fare il tedesco e può fare il cinese, il nostro è più bello, è indiscutibile. Noi abbiamo questa grandissima capacità che è legata alla nostra creatività, al nostro design, ma il sistema con il quale produrre artigiano oggi non è più manuale. Nei Fab Lab che cosa si fa? Sostanzialmente si prova a creare artigiano con le tecnologie del making, quindi assistite da macchine dal punto di vista del design fino alla loro produzione. Molti di voi le avranno viste, si vendono anche da Auchan ormai al Media World le stampanti 3D, piuttosto che le taglierine laser, piuttosto che un Arduino per fare sensoristica o comunque un po' di domotica. Quello è il mondo, è digitale, ma non ha niente a che fare con questo. È creare sistemi domotici per le abitazioni nuove, è creare comunque prototipi digitali con macchinette per riuscire a far capire a queste aziende che il tempo che hai perso a disegnarlo su carta, a provare a tagliarlo con gli attrezzi tradizionali, i cinesi ne hanno già fatti 10. Su questo vi porterei a riflettere, perché è un mondo che potete conoscere. Non vi nascondo che con il mio stiamo provando a fare anche un progetto pilota proprio come Veneto, parlo come Regione Veneto, per portare queste esperienze di alternanza scuola-lavoro che abbiamo fatto con diverse realtà. I Fab Lab nel Veneto sono tanti, sono quasi una trentina,
e una decina di loro hanno accettato di buon grado di offrire l'alternanza scuola-lavoro agli istituti che erano già pronti a questo nuovo tipo di approccio. Ovvio che quando andate su FabLab, dovete sporcarvi le mani, FabLab di Venezia, la prima cosa che ha chiesto ai ragazzi è che bisognava buttare giù dei muri e ritirarli su degli altri, cioè il maker è comunque un hacker a 360 gradi, è una persona che non hackerizza questo, hackerizza un muro, hackerizza una lavatrice, hackerizza qualsiasi cosa. Cosa vuol dire hackerare? L'hacker è una cosa buona o cattiva per voi? Buona, è il cracker quello cattivo. Se volete definire in termini, sto parlando in termini basici e poi ci confrontiamo se vuoi da un punto di vista un attimino più profondo, se dovete descrivere un hacker e quindi collegarlo a quello che vi ho detto, l'hacker è quella persona che va a comprare una lavatrice, la porta a casa e dice ho comprato quella che costa meno, poi guarda il libretto e c'è scritto puoi lavare solo 5 litri di biancheria, ma io ne voglio lavare 10. Puoi, 10 kg, ma puoi utilizzare solo questo detersivo. Ma io adopero quello che costa meno. Attenzione perché consuma 2 watt. Ma io volevo consumare 2 kW, volevo consumarne solo uno. Cosa fa l'hacker? Prende cacciavite, smonta la lavatrice, la rimonta in un altro modo e finalmente può lavare 10 kg, metterci che detersivo vuole e consumare di meno. L'hacking è pratica che tutte le aziende tedesche, israeliane, anche spagnole che stanno cominciando a prendere in mano questo, ovviamente americane, hanno preso come elemento positivo. Nulla è sempre stato sì e se ha sempre fatto così, e solo questo spirito può aiutare le botteghe artigiane, che oggi sono le piccole e medie imprese anche tecnologiche italiane, ad abbracciare il digitale e a trasformarsi digitalmente in, questo, in questa prospettiva. Grazie, grazie Gigi. Sì, ma non è che adesso tornate a casa e smontate la lavatrice. No, però è più grande. Ma la garanzia. Guarda che mente la garanzia. Non esiste. Bene, la parola a Mauro Cordignò. Sì, è stato molto interessante. Grazie. Se posso faccio una specie di doppio intervento. Allora, il primo è un po' io come rappresentante di un di una società, perché alla fine si parla di una società che in questo momento fonda un investimento di 90 milioni su creare proprio questo, cioè creare un campus dove i ragazzini possano essere in sinergia con le start-up e con le imprese. Noi come sistema scolastico non siamo tenuti a fare l'alternanza, noi come progetto di scuola stiamo creando un campus dentro il quale i ragazzini vadano a confrontarsi con le start-up. La settimana scorsa che c'è stata questa Demo Night, la presentazione delle start-up, i nostri studenti di prima superiore sono venuti, hanno assistito alla Demo Night. Una cosa, l'80% della Demo Night è stata fatta in inglese, è una competenza ormai abbastanza importante per gli studenti di oggi, e non è come quando dovevamo studiare in inglese noi, che c'era Grammar News. Volendo c'è ancora, è un'app che funziona benissimo e è bellissima da utilizzare. Il tutorial di come si smonta la lavatrice in inglese vi fa aumentare l'inglese. E quindi per noi questo aspetto è fondamentale, perché la settimana dopo è venuto a parlare, sono venuti a parlare di start-upper e insieme ai responsabili della comunicazione di Pharma, adesso i nostri studenti fanno un articolo, fanno un volantino per il prossimo Demo Night, che fanno una pagina web utilizzando diversi sistemi. Quindi questo per noi è abbastanza importante. I nostri studenti un'ora alla settimana fanno una cosa di nostra invenzione, si chiama Soft Skills Lab, e quindi un laboratorio sulle soft skills di cui parlavo. E quindi dal punto di vista, diciamo, Age Farm, dico, bisogna andare avanti così, è fondamentale andare avanti così.
dobbiamo e noi stiamo lavorando per portare dentro continuamente chiunque venga a parlare. La settimana scorsa, due settimane fa, è venuto a parlare a un master il signor Google traduttore, che dopo andrò a parlare con i ragazzini. E perché è fondamentale questo aspetto? Perché non è solo una questione di mettere i ragazzini dentro un posto di lavoro, ma è di mostrare ai ragazzini come si arriva in quel posto di lavoro e quali percorsi si possono fare per arrivare in quel posto di lavoro e come è il processo l'aspetto fondamentale per la crescita. Poi faccio contemporaneamente una cosa, perché sennò parliamo sempre a questa faccia qua, e invece io professore, io sono nato come professore di una ragioneria, ho lavorato nelle scuole professionali, facevo anche la terziale che si faceva una volta, e io che sono professore ascolto i nostri belli interventi e dico sì, ma mi adesso cosa faccio? Nel senso che l'alternanza scuola-lavoro è una cosa che bisogna prenderne atto. Qualunque cosa noi proponiamo di super fantastica agli studenti, l'80% dice sì, va bene. Quindi l'alternanza scuola-lavoro è l'alternanza fra una roba brutta, scuola, e lavoro, brutta come capita fra qualche anno. Veramente, cosa scegli? Scuola o lavoro? Perché facciamo fatica come soggetti, io come professore facevo fatica a spiegare a loro che andavano a fare una cosa super. Perché? Perché qualche volta per le imprese avere dei ragazzini che hanno qualche competenza, ma soprattutto quelli che fanno fotocopie, è utile. Fotocopie, i ragazzini veramente imparano tutto. Però guardate, questo è, non è perché le imprese sono una manica di approfittatori, di fotocopiatrici e copiatori, ma perché noi siamo dentro un sistema che ha citato prima, nel quale la Germania ha, io so che sono un governo, e non parlo di questo governo, se volete parliamo, torniamo di 2-5 anni e parliamo del governo, e se dovete torniamo dietro di 10 e parliamo del governo, torniamo fino a quando c'era lui che faceva funzionare i treni. E che ha fatto quella scuola che c'ha poi, che forse all'epoca era, andava bene, la riforma che è stata fatta all'epoca, ma che fino a oggi ancora continua a ragionare che se non sai non funziona. La riforma dei licei, delle scuole, prevede per i licei linguistici seconda lingua, non esiste la parola letteratura, storia della letteratura. Nella scuola, però prima ho fatto un lavoro con i professori, basta storia e letteratura in francese e tedesco, perché non la prevede la riforma, non la prevede, finitela di fare la letteratura, punto. Siamo arrivati in quinta, figo, esame di stato, professore che arriva e dice, che letteratura hanno fatto? No, ma la riforma non la dovrebbe, se non sa la letteratura, non ha fatto niente. Quindi i ragazzini che non fanno bene l'esame perché per colpa del prese e dei professori non hanno fatto quello che voleva il professore, ma che chiedeva la riforma. Ma questo perché anche le imprese sono dentro un sistema che non fa come fa la Germania. Perché il governo dovrebbe avere lo scopo di essere al servizio di tutti i soggetti e quindi metterci nella possibilità di far sentire alle imprese che avere degli studenti è una roba utile. Perché se noi facciamo un rapporto di sinergia che funziona bene, magari quelli ci ritornano. E se ci danno la possibilità di dire loro, vuoi venire tutta l'estate a lavorare qua? Magari loro ci vengono. Perché se dopo, però, per averli qua,
devo pagare il 120% del corso del lavoro perché oppure devo fare uno stage. Allora, il sapevo che non dovevo grattarmi la testa, quindi che cioè, come professore, ripeto, e visto che questo è comunque un convegno anche per i docenti, ragionare di alternanza scuola-lavoro richiederebbe un supporto da parte di veramente tutto lo Stato nel capire due cose, che la prima è che la scuola lavora con il futuro dello Stato, prima cosa, e questo già si fa un po' fatica a guardare, di immaginare che sia del futuro, che fra un anno andate a votare, che votate tre mesi, come me che sono 40 anni che studio, bravo. E secondo, dovrebbe capire che se la scuola ha in mano il futuro dei giovani e la collaborazione con le imprese rappresenta un aspetto fondamentale di questa crescita, bisognerebbe investire un po' di più e fare in modo che quando arrivano all'università si possa investire un po' di più e si possa trovare un'università che crea delle persone, come ha detto qualcuno prima, non per farle andare via, ma perché quando arrivano qua, quando hanno finito la scuola, hanno finito l'università, trovano un sistema che sia digitale, tanto meglio evidentemente, ma che sia un sistema che può accoglierli e può garantire a loro un lavoro, una possibilità. Allora a quel punto si apre tutta una prospettiva diversa. Vi ripeto, io non devo grattarmi la testa perché dopo parto, però come professore, vi ripeto, io credo che noi abbiamo bisogno di avere una così forte collaborazione da parte dello Stato che bastoni sulle televisioni, su qualunque canale possibile e immaginabile, che i ragazzi sono il nostro Stato da un lato e che dall'altra parte la scuola li deve supportare insieme alle imprese in maniera così forte e investendo così tanto in questo aspetto che veramente cambiamo, e in questo momento colgo qualche limite in questo video. Vabbè. Grazie. Bene, allora 10 minuti di pausa, poi ci saranno le vostre domande e un ultimo giro finale. Ci sentiamo fra 10 minuti. La pausa che è stata chiesta di contare. Ho anche ascoltato un video procedurale, è importantissimo per apprendere. C'è persone che poi non sanno leggere un manuale, non sanno applicare le tecnologie che stanno imparando, beh, il problema è grave. Per quanto riguarda, vorrei fare un piccolo esempio, la Nike. Chi è di voi che conosce la Nike? Ma si dovrebbe pronunciare Nike? Nike. Nike, senza no, i riferimenti culturali alla dea Nike, la dea della vittoria, non esisterebbe la Nike. Così come T, avete presente il film degli anni 80, senza la Cappella Sistina e il famoso dito che fa incontrare Dio e l'uomo, non ci sarebbe il film E.T. che ha vinto tanti premi Oscar. Cioè la cultura è alla base, è quel sine qua non, cioè quella cosa che ci spinge ad andare avanti. Per quanto riguarda storia, sì, e concludo, in questo momento sto affrontando il tema dei Sumeri, quindi scrittura, cuneiforme, codici, collegamento con codice binario e codice esadecimale, quindi come trasmette Sky, cioè dai Sumeri arriviamo a Sky. Così come, no, la porta di Ishtar di Babilonia non si trova a Babilonia ma si trova nel museo di Berlino, e ci chiediamo perché non è a Baghdad e qual è l'assetto geosociale ed economico e politico oggi. Cioè non deve passare quest'idea che italiani storie sono opzionali, non importano, perché sono alla base della nostra cultura in Italia, che possiede l'80% dei beni architettonici mondiale. Molto bene, grazie.
vuole rispondere Gigi Gobbo, allora ribadisco comunque che stiamo parlando anche qui non solo di competenze tecniche ma di competenze trasversali, prego. Beh, per tranquillizzare la professoressa, visto che Corrado mi ha descritto come praticamente un evangelista digitale, un alieno che al posto del cuore probabilmente ha un paio di chip, io sono laureato in lettere, se le interessa, e quando agli esami i ragazzi del mio corso all'università, che sono quasi tutti... veramente sono quasi tutti in informatica, però molti vengono anche da dipartimenti umanistici, di più da quelli economici, non molti di economia che fanno il mio corso su social media. Però ovviamente quando espongono, io lavoro per Project Work, tanto per capirci, per cui la materia d'esame si concretizza con un elaborato che poi loro devono presentare. Sono un docente molto cattivo, devono presentarlo a tutta la pletora degli altri studenti che quindi devono essere presenti, da me non esiste, sono timido per cui gli altri stanno fuori, no, devono saper presentare davanti a una platea e ovviamente devono avere padronanza non solo di linguaggio, la maggior parte delle volte abbasso i voti proprio perché non sanno narrare. E la narrazione, come lei sicuramente mi insegna, sa che è frutto di una costante sperimentazione di lettura. E quello che apprezzo di più quando c'è una narrazione, che immagino che anche i ragazzi quando vedono questi keynote, come si chiamano adesso, no? Di questi personaggi, specialmente del mondo tecnologico, che sanno raccontare in modo persuasivo la bontà dei loro prodotti, guardate che lavorano tutti molto per metafore, con riferimenti al mondo umanistico e quindi sempre molto collegati a quella che è lo strato e il sostrato culturale di appartenenza. Credo che la tecnologia si sposa con tutta la cultura umanistica in una modalità, secondo me, perfetta. Assolutamente, non esiste, lo dicevo prima, fra l'altro, un prodotto che funziona e che non abbia anche una connotazione, chiamiamola estetica, anche l'estetica è uno degli elementi sicuramente da apprezzare, specialmente per le virtù nostre italiche, quindi figlie della cultura italica, che si possa rendere. Le faccio un esempio molto, molto semplice, lo faccio ai ragazzi in modo che capiscano che non basta essere nerd, quindi saper tecnologicamente anche costruire delle cose. L'altro giorno, sono passati un po' di mesi, proprio qui a Padova, vi consiglio anche di visitarlo, c'è il Fab Lab Officine Digitali ZIP e c'è un bravissimo nerd, tecnocrate, che ha inventato un marchingegno per aprire le porte. Ovviamente di tipo tecnologico. In cosa consiste questo marchingegno? Sostanzialmente è una chiave digitale che quando passa davanti a un sensore che c'è sulla porta, se sei preventivamente registrato, lo dico per chi conosce un po' i termini, attraverso un account Twitter, su un blog di WordPress che fa la landing page, così per sputo un po' di parole geek, si apre la porta e ti fa anche l'annuncio, ti dice benvenuto Gigi, nel caso mio ti registra e quindi lui ha una tracciatura, una cosa che lui vuole vendere. Io sono andato, l'ho guardata questa cosa, l'ho guardata anche dalla parte diciamo dietro all'ufficio e c'era tutto un groviglio di fili attaccati alle maniglie che facevano cadere per terra un oggetto che forse i ragazzi conoscono, che è una scheda Arduino la quale ha collegato ad altre cose. E gli ho detto, tu vuoi venderlo? Ma no, funziona! Ha detto, funziona. E come fai a vendere una cosa del genere? Gli ho detto che esteticamente è orribile e fra l'altro non aveva presentato ancora una campagna di marketing adeguata per questo tipo di prodotto. Bene, finalmente l'ho capito, oggi è a Roma e si è messo come una bella che fa ovviamente maniglie, un design stupendo,
e da lì ha cominciato a conoscere, e volevo arrivare al dunque, la persona che si occupava di Maniglia, e poi conosceva anche, pensate un po', tutto il mondo delle auto d'epoca, e adesso sta lavorando per i ricambi delle auto d'epoca. Vedete come questi concetti, che sono prettamente culturali e prettamente umanistici, sono comunque la tradizione che noi ci portiamo dei tempi che vi dicevo prima delle botteghe artigiane. Noi italiani siamo quello. Se dimentichiamo questo riferimento, cioè da dove veniamo, probabilmente questa capacità di essere migliori degli altri, perché siamo migliori degli altri nei prodotti, noi facciamo i prodotti più belli del mondo. Se non abbiamo questa cultura umanistica o la dimentichiamo e siamo solo nerd, solo beat, probabilmente non siamo, non siamo capaci di competere con gli altri paesi. Grazie. Io devo dire la verità, non ho tanto una parte del mio gesto. Non riesco sempre a essere zen. Mi dispiace, secondo me, non so dove sia la professoressa che è intervenuta prima, secondo me è un po' una difesa del vecchio, perché parte dall'idea che il digitale non sia uno strumento, esattamente come è strumento l'italiano. Io ho fatto una scuola che non mi piaceva, meglio, ho fatto una scuola bellissima, ho fatto il liceo classico, e quindi conosco. Nei miei 5 anni di liceo classico, i primi 2 anni mi dicevano classico giusto, dicevo va bene. Nel triennio ho studiato greco e filosofia, tanto, perché avevo 2 professori che mi appassionavano e erano materie che mi piacevano. Come il mio professore mi ha spiegato i lirici greci, guardate, ci facevano venire le lacrime. Però non era il fine i lirici greci, perché il fine è stato che io sia poi andato a comprarmi altri libri che parlano di greco. Il fine dell'italiano non è che il ragazzino capisca che non si dice Nike, ma in realtà non si dice neanche Nike, non diciamo noi perché è Nike, ma perché non credo che la scuola oggi possa continuare a arroccarsi sulla cosa che non devono fare o devono fare. Nessuno, io per primo, metto in discussione che loro debbano sapere. L'ho detto prima, il sapere serve a diventare intelligenti. Non si diventa intelligenti se non si hanno gli strumenti. La matematica a cosa serve? Adesso faccio una battuta, ma la radice quadrata a cosa serve? A niente se non a diventare intelligenti. La scuola ha questa funzione, non la funzione di insegnare i promessi sposi, che una volta un professore che è venuto a farci supplenza ha preso sonno lui leggendolo, ancora che ho qua, ha preso sonno lui leggendolo. Ma io ero in una scuola dove i supplenti erano i preti di 95 anni. No, il prete aveva fatto l'enciclica del Papa e quando ha smesso ha messo via i promessi sposi perché ha preso sonno e si è reso conto e ci ha raccontato di quando ha usato il latino per tradurre l'enciclica. Cavoli, se mi è piaciuta quella lezione. Allora, dobbiamo ragionare, secondo me, da un diverso punto. Cioè, come il digitale permette di sapere l'italiano e le cose fondamentali dell'italiano, non perché dobbiamo continuare a sapere tutto, ma perché attraverso l'italiano e attraverso la storia noi impariamo delle cose. Le dico un piccolo particolare. Cosa facciamo noi quando facciamo la storia? Nel nostro sistema che abbiamo si studia la rivoluzione francese, certo, ma la si studia come strumento per capire uno statement of inquiry, una dichiarazione da capire, che è questa: quando gli stati non ascoltano i cittadini, la gente si ribella. E l'argomento non è la rivoluzione francese, perché la rivoluzione francese è, insieme alla rivoluzione d'ottobre, e quindi la cronologia, ciao grazie, serve a far capire ai ragazzini che c'è un pre,
qualcuno che comanda e non comanda proprio tanto bene, che non ascolta, c'è una rivoluzione, poi di solito c'è un po' di casino che non si può dire, ma lo dico, per cui c'è il terrore, oppure i bolscevichi bianchi lo si fanno un po' in baruffa, e poi arriva uno che dice, beh, un po' troppo confusione con queste rivoluzioni, diciamo che riprendo in mano un po' io e ricreiamo un po' come la prima, che dopo sia Napoleone o sia Lenin, poco cambia. E la prova finale per questi ragazzini non è una verifica se sanno chi era Robespierre, ma la prova finale è la primavera araba. Adesso tu, attraverso un testo sulla primavera araba, mi spieghi che hai capito che se gli stati non rispondono alle richieste dei cittadini, i cittadini si ribellano. Questo, secondo me, è più importante di sapere Robespierre, il terrore, Lenin, Stalin e tutte le cose che ho imparato e che ho dimenticato, ma che ho imparato però non me l'ha detto in questione di storia, che se lo Stato non risponde ai cittadini, i cittadini si ribellano. Secondo me è più importante questo. Rubo 30 secondi per rispondere alla domanda. Allora, lo faccio con un paio di esempi. Gli studi umanistici stanno avendo un ritorno di successo anche tra chi si occupa di digitale, perché ci sono delle materie trasversali per natura che sono importanti. Abbiamo parlato di Slack prima. Il capo di Slack dice che lui vuole assumere sviluppatori che siano in grado di scrivere, perché raccontare come funziona un'applicazione, come funziona un'interfaccia, raccontare un dato, capire da miliardi di informazioni e farne un sunto non è una cosa che si impara con la tecnologia, si impara con la cultura. E poi vi dico una cosa, io ho 43 anni, le persone dove la cultura traspare in maniera naturale sono affascinanti. Che voi facciate il venditore o che voi facciate qualsiasi cosa, le persone che hanno una cultura ma non la fanno pesare, ma si capisce che dietro c'è una cultura di base, un background, sono affascinanti. Finché potete fate cultura di base, leggete, imparate, poi lo potete fare anche dopo in qualsiasi momento, ma questa io lo do per scontato che una persona che esce da scuola abbia una cultura di base. Non me lo pongo neanche come problema, perché sennò mi devo chiedere, ma cosa fate a scuola se non fate cultura di base? Se non imparate a lavorare, non imparate a fare digitale, cosa avete fatto in 12 anni di scuola? Se non cultura di base, 13, quello che è, ok? Basta, grazie. Un'ultima osservazione, adesso passiamo alle domande. Per esempio, voi fate video con il cellulare? Tutti fate video con il cellulare, no? Come no? Ovvio, no? Fate così, aspetta, faccio un video e poi lo mettete su YouTube, su Vimeo, su WhatsApp, quello che è. Ma siete capaci? Pensate a essere veramente capaci di realizzare un video? Siete capaci di dire, ma questo video mi piace, questo invece è fatto da cani? Siete capaci di dire sì, siete in grado, no, di dire, di discriminare, questo che non sa fare i video, no? Ma scusate, ma sapete qual è la competenza per realizzare, quante competenze ci sono per realizzare un video efficace, un bel video, un buon video? Ci sono ore e ore di lavoro prima, non basta stare lì con il cellulare, no, e riprendere, ho fatto il video. Io anni fa ho introdotto qua in Italia la pratica del digital storytelling, che in questo contesto sta bene perché unisce un po' le competenze umanistiche con le competenze tecnologiche. Realizzare, no? Un video digitale, no? Non basta essere competente ad usare il telefonino, no? E dire uso questo, poi faccio il montaggio, un attimo, no, non è un attimo. Ci sono competenze di carattere linguistico, bisogna scrivere uno storyboard, no? Bisogna disegnare i quadrini di tutte le scene, bisogna perdere un po' di tempo, bisogna curare l'audio. Cioè, bisogna progettare, sì. Non è così banale, quindi queste sono tutte competenze che effettivamente sono trasversali a moltissime discipline, tante discipline sono appunto di carattere umanistico. Quindi voglio dire, la tecnologia sì, ma è appunto uno strumento che ci permette di comunicare dei contenuti in questo contesto. Quindi
tutto ha un suo ruolo nella vostra formazione, sia le materie scientifiche sia le materie umanistiche. Qualcuno vuole fare qualche altra domande? Avanti. È praticamente una domanda e una riflessione. Intanto ringrazio per questi due giorni. Prima avevo il figlio malato, non so più da vedere. E la... No, volevo portare un po' la mia esperienza e quindi una riflessione, e quindi ragionando su come dovrebbe poi cambiare la scuola, parto da qui. Io in realtà insegno da poco, da 2 anni, e ho fatto esperienze altre, ho lavorato all'università come ricercatrice, ho lavorato per tantissimi anni in un'azienda, chiamiamola azienda, studio e progettazione, ma talmente grande, abbiamo un SPA, quindi un'azienda con le logiche dell'azienda, e adesso insegno tecnologia alla scuola media. E da un certo punto di vista mi sento fortunata, nel senso che mi sta dando... non smetto mai di ragionare, mi sta dando tantissimi spunti, e però mi rendo conto che le riflessioni che faccio vengono proprio dal fatto che ho fatto un'altra esperienza prima e mi ritrovo perfettamente alle cose dette oggi, perché, per cui mi viene da dire, gli ingredienti ci sono tutti, cioè l'importanza, se c'è una cosa che cerco, cioè l'importanza appunto di allenare competenze trasversali come l'imparare ad imparare. Cercare più di sviluppare un'abitudine, un processo appunto, non tanto, non dobbiamo riempire i contenuti, ma abituarli a ragionare, e per me è fondamentale. Io lo scarto che ho vissuto passando dalla scuola al mondo del lavoro, essendo la classica secchiona del 2010, è che non ero creativa come altri. E perché non ero creativa, me lo sono chiesta, avevo meno propensione al rischio, perché io mi aspettavo sempre di prendere 10, anche al mondo del lavoro, tra virgolette, non c'era più qualcuno che mi valutava nel mondo del lavoro, c'è solo un confronto tra gli altri e c'è una responsabilità di quello che faccio che deve servire al lavoro, ok? E quindi adesso quando insegno, queste sono le cose che tengo a mente, cioè ci sono ragazzi e c'è una distanza, è l'altra cosa che ho vissuto, tra effettivamente secondo me una scuola che ancora allena tantissimo alcune abilità e conoscenze, che sono sicuramente appunto, io ritengo di essere molto veloce a studiare, di imparare, mi viene proprio, e mi piace farlo, quindi se potessi studiare tutta la vita lo farei, e ancora qua, forse il bello dell'insegnare è questo, però non ne trascura altre, anzi quasi ne castiga altre. E quello che mi capita adesso è di avere classicamente per la materia che insegno, che fortunatamente ha dentro la teoria e non dentro la pratica, è di trovarmi dei ragazzini che magari nelle varie materie fanno una fatica bestiale a studiare, e poi gli dici, beh, ma con questi materiali realizzatemi qualcosa, e sono i più geniali, e sono geniali, e io mi dico, questa cosa qui la devo preservare, la devo alimentare, perché poi quando nel mondo del lavoro io tantissime persone che ho trovato che dicevo bravissimo, e mi dicevo ah, io a scuola no, malissimo, ma tante. E allora questa cosa fa pensare che c'è effettivamente uno scarto. Questo non vuol dire adesso che dobbiamo rivoluzionare tutto, perché appunto io sono 3 giorni che prendo appunti. Perché? Perché per me prendere appunti non è inutile, mi aiuta a fissare il peso. Io sto già facendo una sintesi, e siccome sto scrivendo la mia mente sta già memorizzando questa cosa qui, cioè va fatta, non è che devo smettere di farla, è fondamentale, perché io ancora la uso, pur essendo innamorata dei Fab Lab, nel senso, sono contenta perché a me è venuto naturale fare alcune cose, scoprendo poi che il ministero me le chiedeva, perché mi è venuto istintivo portare i ragazzi delle aziende che ci sono sul territorio, perché sono straordinarie, dove mi insegna Malo, quindi ce ne sono. Mi è venuto istintivo cercare di far dialogare tra loro appunto un Fab Lab con Confindustria, con Partigianato e la scuola, altra cosa che secondo me è fondamentale, per poi ritrovarmi appunto che usciva al bando su gli atelier creativi, cioè quello che ho fatto, assolutamente fatto. Le 2 note che mi verrebbero un po' da fare sono, io percepisco fatto, ancora... Hai fatto alternanza di ragazzi schio o no? Per Fab Lab? No, allora, io insegno le medie, magari,
visto che stiamo cercando di portare il discorso dell'alternanza scuola e lavoro anche alle medie, ma prendendo dentro al recupero. Vabbè. E, no, la cosa che mi sento un po' così sia, dovendo forse dare uno stimolo sia ad aziende che alla scuola, è che io percepisco ancora una certa distanza. Cioè, io l'ho vissuta anche all'università, io volevo fare ricerca, ma ricerca applicata. Non la facevo a scuola, non la facevo all'università, a caso particolare, architettura, volevo fare tecnologie dell'architettura. Ecco, per cui ho sentito l'esigenza, perché ne avevo bisogno, di andare nel mondo dove la ricerca si faceva, che erano le aziende. Però c'è ancora, anche a quel livello lì, il mondo delle aziende, della ricerca in azienda, e c'è il mondo dell'università, con la ricerca all'università ancora si fa fatica ad unirle. Così come magari c'è la scuola con la sua struttura e il suo modo anche di ragionare, okay, sull'uomo, e ci sono le aziende che per fortuna un po' si dialoga, però io li percepisco, avendoli vissuti, ancora come dei mondi in cui si ragiona in modo diverso. Forse è importante, ecco, dialogare, quello che dicevo prima, fare una progettazione più integrata, fare sistema, sì. Ed è la resistenza che, tra l'altro, cioè, ultima parentesi, vedo adesso nell'introduzione della scuola per competenze a scuola. Non c'è l'abitudine a ragionare per progetti, non per programmi, ma per progetti multidisciplinari. Allora, se io devo costruire, ragionare per competenze, è così che devo fare, ma vuol dire veramente rivoluzionare il modo di fare didattica. Però a me è bene, mi viene istintivo fare così, mi viene istintivo. Ecco, no, volevo solo dire una cosa. Allora, grazie, questo conferma quello che abbiamo detto, e quindi direi che se qualcuno vuole, gli studenti vuole chiedere direttamente un'informazione anche, diciamo così, concreta sui contesti, diciamo così, di lavoro che gli hanno proposto i nostri relatori, penso che sia un'occasione importante, perché avete proprio il polso della situazione reale di come si lavora, di quali sono gli indirizzi più interessanti, che potrebbero effettivamente fare la differenza per il futuro vostro lavorativo. Volete fare qualche domanda? Sono Leonardo, studente di quarto superiore dell'Istituto Severi Studi Informatica, e avevo una domanda. È molto semplice, basta rispondere con un numero naturale. Come sappiamo, tutta l'innovazione prima diventa obsoleta. Secondo voi, in quanti anni, quindi un numero, ci vorranno per trasformare la scuola digitale in qualcosa di obsoleto? Oh, baby! Guarda che è già successo, sì, sì, è già successo. Siamo compagni di classe, quindi sappiamo tornare. Scusa, la domanda è: cos'è la scuola digitale? No, la domanda è: tra quanto la scuola digitale diventerà qualcosa che... Ma io non conosco la scuola digitale, cos'è la scuola digitale? Non la conosco? È il motivo per cui siamo qua. No, ma come concetto, devi dirmi, cos'è la scuola digitale? Cioè, è un insieme di tecnologie, è una filosofia, un paradigma, che cos'è? È tutto quello che appena elencato, è la tecnologia... Ma allora non c'è? Credo sia una cosa. Allora non c'è? Sì, lo so che non c'è. Allora non c'è, come possiamo dirti quando finisce, quando cosa non c'è? Beh, perché adesso è l'innovazione. È evidente, la scuola digitale diventerà obsoleta, bisogna capire anche cosa sta arrivando. Io credo che diventerà obsoleta quando voi sarete molto più attivi di quello che siete adesso, anche perché noi ve lo consentiamo, ve lo consentiremo, perché a quel punto voi sarete più avanti della scuola, e quindi insieme lavoreremo per dare quella che è, diciamo, i contenuti
a delle persone che ci guidano sugli strumenti. Allora diventa obsoleto. Posso dare la mia risposta da poco più anziano di voi? Sì, sì, sì. Certo. Sono ancora contento che esista la scuola digitale, ma quando diventerà obsoleta non verrà mai implementata, perché con tutto rispetto per gli insegnanti sono un po' polemico. Ora che gli studenti saranno veramente in grado di implementarlo, sarà già tutto vecchio, cioè loro saranno in pensione e poi avete già un lavoro. Quando divertitevi e fate qualcosa oltre a quello che viene detto, perché solo voi potete farlo. E scuola sono sempre andato bene senza studiare, ma il 90% di quello che so e che uso per lavorare con questi due signori me lo sono studiato da solo, me lo sono studiato in internet. È quella la scuola digitale, ragazzi, nient'altro e niente di più. Quindi non affidatevi a un futuro che viene costruito da qualcuno che ha smesso di studiare 30-40 anni fa, ha studiato in un altro mondo, sa un decimo delle cose che sapete voi e che utilizzerete a lavoro. Ha detto Mauro nell'intervento iniziale, non esiste, i lavori che farete voi faranno i nostri figli non esistono, quindi nessuno può insegnarvi questo, ve lo studiate da soli, cercate di capire dall'altra parte del mondo, come dice Gigi, in Israele, negli Stati Uniti, cosa succede, ed è quello che in 5 anni succederà poi. Fidatevi di voi stessi e lasciate stare. Posso aggiungere? Allora, per enfatizzare ancora di più quello che ha detto Alberto, e che giustamente sta riscuotendo grandi favori, perché dice sostanzialmente la cosa più semplice del mondo: credete in voi stessi e non nel sistema, se la vuoi leggere così. Perché il sistema, quando tu definisci un sistema a scuola digitale, capisco la provocazione, però purtroppo non è riferibile a un modello unico, lo sai benissimo, perché dipende dal contesto, dipende dal tempo, dipende dalla cultura, dipende dal luogo. Cioè, oggi in Italia c'è un piano della scuola digitale, ma non c'è la scuola digitale, altrimenti saremo qui. Ma per di più, quando ti diciamo cos'è la scuola digitale, è proprio perché vogliamo rispondere a provocazione con provocazione, perché ce lo devi dire tu cos'è la scuola digitale, non te lo possiamo dire noi che siamo venuti prima di te, sarebbe sbagliato. Uno dei principi sui quali si basa la scuola digitale, ed è quello che Alberto ha appena enunciato, guarda, è il ribaltamento, ma proprio completo, di quella che è la trasmissione dell'esperienza e delle competenze che per sempre nei secoli è stata fissata come il più anziano insegna al più giovane, giusto? Perché si dice l'esperienza da chi viene? Da chi ha vissuto prima le cose. Ah, appunto. Allora, il primo elemento non è per niente tecnologico, ma è, lui ha detto, io ho imparato delle cose in internet, che va bene internet, ma può essere anche imparato delle cose fuori, out of the box, fuori dalla scuola, in un ambito che può essere, come lo fa mio figlio, dico, mio figlio della vostra età sta imparando a fare il DJ, ok? E io non gli sto spezzando le ali, assolutamente, lui è convinto di fare questo mestiere, a scuola nessuno glielo insegna, mi dite dove è una scuola dove si insegna a fare il DJ? Non c'è, giusto? Per fortuna, esatto, quindi vedi che il concetto è proprio questo, chi è che può trasmettergli un'esperienza di noi anziani in questo momento perché lui possa affrontare questo tipo di mestiere? È questo che è cambiato. Oggi, spesso, volentieri, ma non sempre, alcune esperienze vengono passate dai più giovani ai più anziani, anche quelle che vengono raccontate in letteratura, no? Si dice i millennials, come li chiamano, i sociologi li chiamano nativi digitali, tutte queste cose che leggiamo, sono quelli che trasmettono buone pratiche, a volte anche esperienze. Il mio figlio potrebbe raccontarmi un'esperienza da DJ che io non ho. Quindi questo ribaltamento che non ci permette di definire che cos'è la scuola digitale. Cioè, scuola digitale non esiste, la dovete inventare voi. Io posso allora... ci sono due termini che spesso utilizziamo, che sono marketing digitale e e-commerce. Sono due termini vecchi, perché il modo corretto per chiamarli oggi è marketing e commercio. Sono due termini che servivano per vendere qualche cosa che non c'era. Oggi non serve più vendere il marketing digitale, si vende marketing, perché si dà per ovvio che il marketing digitale sia all'interno di una strategia di marketing. Non esiste la scuola digitale, esiste la scuola, ok?
la seconda domanda che volevo farti è perché mi chiedi quando sarà obsoleta la scuola digitale? Non serve che mi rispondi, ma mi verrebbe da dirti perché. Sì. La terza cosa è che sono i prodotti che diventano obsoleta. La scuola digitale non è un prodotto, per fortuna, ancora. O spero che per qualcuno non lo sia, perché vuol dire che ci fa dei soldi. Ok? Come concetto. Però sono i prodotti che diventano obsoleti. Sì, ha ragione, se ti vendono la piattaforma per la scuola digitale sappi che ti stanno vendendo una cosa che non esiste. Non so, ci fido. No, intendevo per obsolenza, intendevo dire che volevo chiedere quando la scuola digitale diventerà scuola. Ah, quando si evolverà in scuola? Quando si evolverà in scuola, secondo me, una proiezione. E poi, ovviamente, ci sarà un passaggio successivo, ci saranno nuovi professori, perché comunque lo studente deve superare il professore, altrimenti non esiste l'innovazione. Un processo abbastanza logico, se no non ci sarebbe l'evoluzione, tutto il resto. Per me 2 anni. Per lui per un paio di anni potremmo essere integrati, sì. Per me 2 anni, ma perché la velocità con cui dobbiamo evolverci per necessità non può essere più lunga, altrimenti si tagliano fuori. Cioè, il problema del digitale è che non ha una crescita lineare, ha una crescita logaritmica, esponenziale. Anche Maradona può sbagliare un rigore. Ragazzi, si è fatta. No, ma basta imparare. Esatto. È una visione ottimista? No, è una speranza. È una speranza, ok. Se posso dire un'altra cosa sui modelli, se ci pensi, prova a pensare, non sto parlando di tecnologia, ma sto parlando di modelli. Ha perfettamente ragione Mirko quando dice che sono i prodotti che vanno in obsolescenza. Cioè, noi stiamo cercando di scambiare esperienze con tutti i paesi per provare sul nostro contesto, che ribadisco sempre, e troppo spesso non lo consideriamo. Da un punto di vista culturale, storico, logistico, siamo diversi dagli altri paesi. Cioè, quando sentite dire apriamo la Silicon Valley, che ne so, a Catania, non è la stessa cosa, non si può fare come si fa ovviamente in California. Ok, perché? Perché ci sono elementi culturali, filosofici, strutturali, ambientali, eccetera. Cioè, fare la Silicon Valley in infradito con il server lo puoi fare in California, non puoi certo fare qua nella Padania piovosa, ecco. Ma ovvio, perché poi sai, anche l'ambiente, sai, anche l'ambiente stimola. Ma detto di questo, però, noi stiamo cercando di portare a casa molti modelli. Si è parlato, prima ho sentito i soliti slogan, bring your own device, collaborazione, tutte queste cose che ho sentito parlare. Ci sono altri modelli che, ad esempio, da un po' di anni stanno cercando di levare via questo tavolo e questo palco, no? Io mi ricordo, e buon Corrado era con me quando li facevamo i barcamp, si chiamavano così 10 anni fa, no? Cos'era il barcamp? Sostanzialmente si diceva, cerchiamo di eliminare, no, questa differenza fra chi sta di qua e chi sta di là, che è un po' quello che tu dici, fra professore, peer to peer, bravissimo. E poi cosa sono arrivati? Sono arrivati gli hackathon, nei quali l'hackathon cos'è? È un altro elemento nel quale, se lo immagini come scuola del futuro, è tu e il docente insieme costruite qualcosa che è diverso dall'approccio attuale, no? Ma sono tutti modelli in proiezione, quindi riuscire a dirti adesso se sono già obsoleti, se prima non sono stati interiorizzati come modello, è difficile. Perché se mi parli di prodotti, potrei dire quando morirà la LIM, parte per mezza morta. Come idea, e ho contestato spesso anche a mio questa scelta, che comunque era, certo, meglio piuttosto che niente se dice Veneto, no? Però comunque si poteva fare molto di più. Quindi potremmo parlare della LIM, ma non del fatto che tu stai cercando una specie di break even nel quale ci sarà il momento che mi dirai spazzolo via il docente. No, ci sarà un momento nel quale tu e il docente sarete parte di uno stesso progetto costruttivo. Come il livello quasi universitario? Purtroppo sì. Non ti aspettare che l'università funzioni così. Non è molto da traico,
adesso lo dicono due docenti, te lo dicono due che lavorano all'università. Io adesso vado a fare dei corsi sull'università. Sì. Ho anche provato ad entrare nel progetto Osborne, non so se lo conoscete, consiste nel creare un quadricottero che vada su Marte, sì, su Rover. Però visto che la professoressa diciamo, era molto a livello, certo, è in quel senso. Certo, no, non nel senso di lettura. E cerca questi modelli, questi sono modelli. Ah, no, avete ragione, da un certo punto di vista c'è la scuola, però non è appunto un prodotto ma è un processo che in teoria non dovrebbe terminare quando uscite da scuola, perché il processo che vogliono gli insegnanti illuminati, e ce ne sono molti che sono venuti questi giorni qua, cercano di mettervi in testa qual è? L'imparare ad imparare, cioè dovete portarvi a casa tutti quei comportamenti, quegli atteggiamenti per cui ad un certo punto lo studio non sarà più un dovere, ma deve essere percepito come un piacere, cioè la motivazione non sarà più estrinseca, studia perché altrimenti ti metto un brutto voto e non passi, ma deve essere motivazione intrinseca, cioè studio perché mi piace studiare queste cose, cioè questo dovete portarvi a casa, altrimenti anche quando uscirete da scuola non riuscirete a realizzare molto se vi manca la motivazione. Se volete, io vorrei brevemente fare un'ultimissima cosa, per ciascun relatore vorrei che chiudesse con una parola chiave relativamente alle tematiche che abbiamo affrontato. Vado io che devo andare a Venezia, dico una parola sola, team, che non è un venditore di telefoni, team, cioè lavorare in team. Quando si lavora in team, cioè quello che ti ho detto prima, professori e studenti assieme, ricordatevi che ogni buona progettazione deve avere un obiettivo, deve avere un obiettivo, non si lavora in team perché è bello, ma perché insieme costruiamo un qualcosa che sta là e dobbiamo arrivare là. Va bene, vi prego anche loro, vorrei che parlassero la vostra parola chiave. Io darei spazio ad altre domande, che ci rispondono. Sì, vai. Scusate, non sapevo che c'era un'altra domanda. No, è qua, non è mio, la mia batteria. No, come vorrebbe, no. Allora, innanzitutto, per prima della domanda vorrei rispondere con un'obiezione all'obiezione che è stata fatta dal ragazzo, dove praticamente ha detto che i professori nella classe digitale ha detto praticamente che dovremmo essere noi a sapere più di loro. Voi sapete già più di loro. Ok, però il punto è che non tutti i professori non sanno usare la classe digitale. Ora, io non conosco le tue esperienze in classe digitale, però essendone io da 2 anni, posso dirti che ci sono professori che non capiscono niente, a malapena stanno accendendo l'iPad. E poi ci sono professori invece che hanno preso questo modello americano e l'hanno portato qua in Italia, usandolo al meglio delle sue potenzialità. Ok? Ora, questo... Alla fine non è che noi studenti dobbiamo sapere più di loro, sono tenuti anche i professori a innovarsi e a tenersi a passo con i tempi, come è giusto che alcuni stiano facendo. Esattamente, però non puoi basare la tua istruzione solo sulla fiducia che chi ti ha davanti sia preparato a fare il suo ruolo. Luogo comune sui dipendenti pubblici è una media. Gigi e Andrea Corrado sono ottimi esempi di dipendenti pubblici, è un onore, per me è un onore aver lavorato, averli conosciuti, non tutti sono come loro, se tutti fossero come loro questo sarebbe un paese meraviglioso, se tutti i docenti fossero come quelli che dici te, che hanno portato modelli di istruzione più o meno buoni dagli Stati Uniti o dal Nord Europa, in cui effettivamente sembra che si producano risultati migliori, sono contento che tu abbia avuto questo privilegio. Io mi sono informato 7 anni fa, non un'era geologica fa, il digitale che non esisteva come esiste ora, non c'era la diffusione che c'era ora, ma andando a ripensare, su 10 professori, 1 o 2 forse avevano quell'entusiasmo, quella voglia di aggiornarsi, che oggi magari li ha portati a cambiare un po' il quadro che insegnano. Quindi, se tutti i professori che ci sono qua mi smentiscono e dall'anno prossimo rivoluzionano, come stanno già facendo, hanno rivoluzionato il modo in cui insegnano, devo essere contento, vuol dire che quello che dice Mirko, che entro 2 anni è cambiato la scuola, è vero. Però, ma non possiamo fidarci solo di questo. Attenzione, non confondiamo la competenza nell'uso degli strumenti con la competenza didattica, che sono due cose diverse. Ancora meglio, la competenza, appunto, la competenza didattica con le tecnologie è un'altra cosa ancora. Cioè, potreste avere un docente che è bravissimo ad usare l'iPad, la lavagna, però dal punto di vista didattico non è capace di trasmettere i contenuti in maniera efficace. Quindi ci devono essere entrambe le competenze, non solo una competenza in un versante, entrambe che
riescono a far sì che la persona comunichi al meglio. Ma infatti la mia percezione non si basava sul fatto di saper usare uno strumento, perché appunto non abbiamo sempre visto uno strumento, non abbiamo mai visto la classe digitale come iPad oppure Apple TV. Abbiamo visto la classe digitale come un metodo di insegnare che doveva essere il contrario di quello a cui siamo abituati. E la vera domanda, cioè, più che altro è un'obiezione. E prima si è parlato della scuola, dell'alternanza scuola-lavoro, ed è stata rappresentata come l'apice della bellezza per uno studente, perché doveva essere un'opportunità da cogliere e non qualcosa a cui adempiere. Ecco, secondo me quello vale per uno su 100 studenti, forse, perché è lo studente che becca l'azienda giusta. Ho detto per il primo anno, però, quando ho detto sta cosa. Sì, però io ho dovuto rispondere per un mese al telefono. Potevo farlo tranquillamente da casa, l'operatore della team che mi chiama. Se vuoi dire che le scuole non si erano preparate per tempo e anche il ministero non era stato in grado. Eh? Il primo anno che si fa da Napoli. Sì, ho capito, però è da quest'anno che diventa così. Dai, il secondo anno questa. No, sono d'accordo, però ribadisco, per il nostro paese è una cosa relativamente nuova. Si possono fare Allora, il problema dell'alternanza è che non è così facile per un'azienda capire cosa far fare a una persona molto giovane che non ha esperienza e non ha competenza. È una difficoltà dell'azienda dove andate a fare l'esperienza. Perché? Perché molto spesso le aziende che mirano molto spesso all'efficienza e al profitto tendono a inserire persone competenti per un certo tipo di mansione, e quindi se mi fai un'alternanza che dura 2 settimane, per quanto tempo hai fatto? Un mese. In un mese tu non riesci a fare praticamente niente di interessante per quello che è il modello aziendale tradizionale del paron di cui parlavamo prima, che non capisce niente, ma morirà, è destinato a finire quel modello lì, lo viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni, ok? È successo anche con i dinosauri. Ok, Darwin diceva delle cose molto precise sull'evoluzione, funziona anche con l'azienda. Allora, il problema dell'alternanza è che le aziende non sono pronte. Quello che volevo dirvi sulla sinergia è che voi dovete parlare con le aziende, dovete andare a parlare con le aziende, spiegargli quali sono i vostri problemi e dovete identificare gli imprenditori virtuosi, cioè quelli che sono disposti a investire, e rispondo con la mia parola, che è territorio. Noi stiamo perdendo completamente questo territorio, fra un po' diventerà un deserto. Io, la mia azienda è a Carmignano di Brenta, se qualcuno di voi ha idea di cosa vuol dire fare un'azienda di information technology a Carmignano di Brenta, dove non ci sono treni, non c'è banda larga, non ci sono autobus, non c'è l'università, non ci sono scuole superiori di informatica, ok? È una fatica bestia, ok? Ma io ci credo nel territorio. L'unica maniera è mettere insieme aziende, scuole, aziende manifatturiere, comuni, e dire cosa vogliamo fare di sto paese da qua a 30 anni. Il problema è che la politica non va oltre l'ombra che trasmette a mezzogiorno. Perché i nostri politici non hanno una visione a 30 anni, hanno una visione al minuto prima, lo dicevamo prima. Bravo, ma... Allora, il problema è che voi dovete darvi da fare. Mi dispiace, ma dovete darvi da fare. No, posso dirti una cosa? Anch'io ho fatto stage assolutamente inutili in cui trovavo cose da fare perché non avevo niente da fare. Capisco perfettamente il tuo problema. Capisco perfettamente il tuo problema e la tua osservazione è assolutamente giusta. Quello che ti dico io è, in quel mese in cui hai risposto al telefono, potevi imparare qualcosa di più? Cioè nel momento in cui non squillava il telefono potevi alzarti e andare a chiedere alle persone le cose? No, dentro l'office è un po' difficile imparare l'informatica. Beh, per gli altri la risposta. Ok, ma c'è il discorso delle soft skills che ha fatto Gigi, cioè quello parlando male dei professori che tuttora ci facevano troppo scortese prima. Prego. Dovete... da chi è più grande di noi e di voi? Dovete imparare quelle competenze, quindi capire come funziona un'azienda. Quelle lezioni di vita che per età ovviamente non avete voi e non ho io. Da Andrea, con cui ho lavorato quasi 2 anni, ho imparato un sacco a livello di gestione dell'ambiente in cui lui lavora,
capire quali sono le relazioni in cui il suo lavoro si va a inserire, ma non glielo ho chiesto io. Ma allora tu ti stai ancora fermando al passato? Però no, non andava al futuro questo qua, no, è passato. Ma ok, non confondere, non confondere le competenze. Giovane, ho 27 anni, non ce ne ho più 30.000. Scusa, però quando hai risposto al telefono, secondo te, cioè, che competenze potresti aver sviluppato? Nessuna. Come nessuna? Le persone, con chi parlavi? Con persone che volevano programmare un prelievo di sangue. E quindi? E come le trattavi? Hai migliorato il processo? Come le trattavi? Come no? No, perché non ho risposto il primo giorno, ho risposto anche all'ultimo. Il primo giorno nessuno mi ha detto niente. Ah, quindi avevi un protocollo fisso e non potevi spostarti da quello? Esattamente. Ma voglio dire, cercavi di essere gentile, se la persona era, non so, aveva qualche problema, era un anziano. Io dovevo, mi chiamavo, pronto, vorrei programmare l'esame, ok, mi dica il giorno. Sì, e non c'erano problemi, perché tu in qualche modo riuscivi a facilitare, penso di sì. No, molto velocemente, no, ma lui era, beh, io sono papà di un figlio che ha fatto l'alternanza, l'ha fatta in farmacia, quindi andava a prendere le medicine, le consegna, anche tu? Beh, insomma, cioè, ognuno qui potrebbe raccontare una storia, immagino. Quello che diceva Bertolo è molto corretto, Andrea è testimone, l'altro giorno è venuto in ufficio da me, c'è cioè uno che si sta laureando con me, che sta facendo lo stage. Ovviamente, e difatti l'ho messo a chiacchierare, cosa ho fatto? Una delle cose che sono soft skills, una mia relazione tramite Andrea gliel'ho passata al ragazzo che deve fare una tesi sugli open data, quindi Andrea si sta occupando di un progetto sugli open data e l'ho conosciuto. Lo stesso ragazzo viene spesso alla macchinetta del caffè con noi, la macchinetta del caffè negli ambienti lavorativi è un posto importantissimo dove tu impari, no davvero, non sto scherzando ragazzi, è lì che impari a relazionare, conosci l'empatia fra le persone, capisci nel momento in cui ci sono criticità di processo, guardate, non si risolvono nelle riunioni, si risolvono nella macchinetta del caffè, eccetera, eccetera. Questo tipo di atteggiamento vale per qualsiasi elemento dell'alternanza scuola-lavoro, che sia da battere chiodi, consegnare, rispondere al telefono. Voi e il vostro tutor dovete capire quelli che lui ha chiamato soft skills, che sono sostanzialmente l'ambiente, i sentimenti, le relazioni, le opportunità. Non è il produttore che ha detto hai cambiato il processo, non ce la fa un imprenditore come lui che in quel momento è concentrato sul suo business, ok, potrebbe, quindi sono critico, e anche considerarlo fastidioso avere un ragazzotto da seguire, da insegnargli qualcosa, perché qual è il tema di un imprenditore? Ti insegna qualcosa e non potere vai e non qui provi cosa ne guadagni. Quindi siete voi che dovete attingere da quell'esperienza le dinamiche, non i processi. L'alternanza scuola-lavoro vi vuole far capire che quel mondo, che sono tanti mondi, hanno regole. Allora dove sta l'innovazione della classe digitale? Ma la terza sulla lavoro con digitale non è che c'è zizio. Veramente non è una questa discussione. Stiamo andando un po' di tempo. C'è un'altra domanda? Lì? No, io sì. Su quello che dico, lei aspetta del team per un'ultima cosa. Posso. Secondo me. La cosa importante è che studiamo i parere da questo incontro, che siamo studenti, professori oppure siete qua a dirci quello che dobbiamo fare, l'importante è non fermarsi, perché nel momento in cui vi fermate rimanete indietro rispetto agli altri, continuate ad andare avanti, che sia a scuola, che sia a scuola. Partecipante ha parlato più di un socio e ha lasciato la sua opinione. Cosa ha fatto? Ha preso un contesto in cui lui era spettatore passivo, ha detto la sua ed è stato più protagonista di quasi tutti noi messi assieme. Questo fatelo ovunque siate, in qualsiasi ambiente. Non ha avuto paura di affrontare un professore universitario, un imprenditore, un funzionario della Camera di Commercio. Ha detto la sua e si è ritagliato uno spazio, magari la prima volta che lo fa, magari no, ok, è un abitudine.
Però allora adesso ho imparato nel tempo a gestire occasioni pubbliche, a parlare davanti alle persone, anche questa è una competenza. Se io dovessi assumere qualcuno qua dentro senza guardare la pagella o i voti, assumerei loro due sicuramente. Perché sono delle persone attive e combattive che non si fermano. Lei c'è la pagella? No, lei no, intendevo loro due. Che soprattutto hanno voglia di parlare, hanno voglia di discutere, hanno voglia di mettersi in confronto con altre realtà, con altre persone. Quindi complimenti, assumo, se volete. Grazie. Io volevo dire al professore che la scuola digitale è una scuola che utilizza le tecnologie per innovare la propria didattica. Semplicemente. No. Non le piace. Ecco. Sì, lo accetto, ma è un concetto che va verso un paradigma diverso. In questo momento storico è così. Le tecnologie diventano uno strumento per cercare di innovare la città, perché sono un corpo docente che giustamente è abbastanza obsoleto. Allora, nel momento in cui cambierà, forse cambierà. Non giustamente, oggettivamente. No, giustamente, nel senso che anagraficamente è così. Ok, ma è una presa d'atto. Andiamo avanti. Allora, il concetto a me premeva, mettere in evidenza che la scuola e il mondo del lavoro hanno obiettivi diversi. Nell'alternanza scuola-lavoro cercano un momento di contatto. Siamo tutti d'accordo su questo? Anche lei? Un periodo di contatto. Non tutti d'accordo, da voi formate persone che poi devono andare a lavorare per Mirko o per me. Non... È quello che sto dicendo. No, ha detto che solo l'alternanza scuola-lavoro è... un punto di contatto. Ma non dovrebbe non essere... sei d'accordo? Non dovrebbe essere solo quello. Per me sì, in questo momento sì. Ma non ho preparato anche ragazzi che poi non sono tenuti a risciolare. No, ascolta, non ci capiamo forse io non mi piego anche. Dai, facciamo. Allora, noi abbiamo un obiettivo ben preciso, cioè di formare delle menti, cioè di dare una direzione. Dei uomini che poi andranno nella società, nel lavoro, quindi non c'è non solo nel lavoro, una completa divisione tra lavoro e scuola, sono dei quello che ti sto dicendo, nel momento in cui noi, okay, insegnanti, con la cultura che abbiamo o che non abbiamo, con le capacità di far vedere che la cosa che insegniamo ci appassiona o no, con tutti i nostri limiti, certo, dovremmo moltissimi. Ho una madre professoressa, quindi capisco. Quindi sei messo fatto male anche tu. Nel momento in cui noi abbiamo questo scopo, con il nostro lavoro, noi abbiamo di fronte una moltitudine di persone che hanno storie diverse, capacità diverse, ok? Quindi noi non possiamo pretendere di indirizzare necessariamente al mondo del lavoro e una certa direzione del mondo del lavoro, perché adesso stiamo parlando più del digitale, mi pare, no? Quindi io credo che la nostra funzione sia quella di trasmettere più voglia di imparare, più voglia di essere curiosi, più voglia di stare assieme. Pienamente d'accordo con i discorsi che voi fate, che si impara insieme. Insieme non vuol dire solo studente con studente, vuol dire anche insegnante con studente, perché loro, per quanto riguarda il digitale, ci danno sempre, non c'è nessun problema da questo punto di vista. Però a me non me ne frega niente, nel senso che loro insegneranno a me certe cose e io insegnerò loro altre cose. Allora, se partiamo da questo presupposto, non dal fatto che siamo in antagonismo, e dopo posso dire, ho cercato di stare molto calma prima perché un po' mi sono offesa, vi assicuro, e finita lì perché adesso sono mai passata un po'. Però insomma, sentir dire, specialmente da te che sei un bravo ragazzino, dire che la scuola non serve niente, ragazzino, forse se sei... è un papà, Sei che ho fatto un po' più lento. Dire che la scuola non serve niente vuol dire che forse la scuola ti è servita più di quel che pensi, perché sei riuscito a elaborare un ragionamento. Cioè il fatto che tu sei riuscito ad essere ipercritico nei confronti della situazione attuale vuol dire che qualcuno, bene o male, ti ha dato una mano a diventare critico. Quindi, non volevo che trasparisse un mio sentimento contro la scuola, perché ovviamente non è. Guarda, è trasparito perfettamente. Ok, non è contro. Non è così contro la scuola, nel senso. No, scusa, fammi finire la mia domanda perché io sono. Guarda, se devo chiudere, c'è un altro convegno. Bene. Ah, sì, possiamo che lo finisca la domanda, lei. No, era solo una domanda, anch'io insegno, ma per certi versi io ho cercato di rimettermi in discussione
e questi ragazzi li ho incontrati per esempio in occasione della Now Challenge. Io sono entrata nelle scuole, ma volevo soltanto, è soltanto che ho imparato, non soltanto loro che sono detto. Allora, una cosa che ho imparato, l'alternanza scuola-lavoro, probabilmente è l'organizzazione che è diversa, ma sarebbe molto bella, perché dovrebbe nascere dai ragazzi la ricerca di qualcosa che appassioni, non andare ad appaiare e andare all'Aris. Cioè, se, tu che mi racconta, cioè io ho imparato proprio nelle scuole, mi raccontavo di una passione, dice, però noi abbiamo cercato di creare azienda, oppure lavoro il pomeriggio, faccio qualcosa. Non so se sia possibile nell'alternanza scuola-lavoro chiedere, cioè cambiare organizzazione e dire... Io vorrei vedere se da grande voglio fare il medico e magari vado a lavorare in un laboratorio di analisi, ma a me piace invece dell'informatica, l'aspetto, non so, delle protesi, e vorrei andare a vedere quella cosa e vediamo se riusciamo a trovare sempre più aziende che possono soddisfare queste richieste. Cioè credo che sia proprio i ragazzi che devono chiedere cosa vogliono fare e rimane la passione. Allora, finiamo il giro delle parole chiave. Vuoi dire la tua? Faccio un po' fatica adesso con tutto questo. Credo che una cosa che comunque è emersa, anzi due cose. La prima l'abbiamo detta più volte, un lavoro di programmazione e collaborazione tra tutti i soggetti. Studenti, docenti, docenti, scuola, scuola, imprese, imprese, eccetera. Secondo, forse è un po' troppo alto, ascoltare, secondo me è fondamentale per far crescere un sistema che impariamo ad ascoltarci in un po'. Molto bene, grazie. Chi manca? Volete dire l'ultima parola? Prego. Per me la parola chiave è curiosità, essere sempre curiosi. Diceva mio nonno, se vedi qualcuno che vanga in un modo diverso, fermati e guarda, magari impari qualcosa. Ad integrazione di quanto ho detto prima, la scuola ragazzi serve, però il futuro va costruito da soli, non di quanto. Grazie a tutti, passo per un saluto alla festa. Allora, è chiusura, l'ho fatta in apertura.